Recitare al Teatro Romano è un'emozione unica e irripetibile. Non è un teatro normale, è un teatro eccezionale. E questa emozione gli attori la vivono tutte le sere da quel palcoscenico, perché già vedersi questo teatro meraviglioso, perfetto, vuoto, è già una grande emozione. Poi quando sarà, speriamo pieno, i prossimi giorni, sarà un'altra emozione ripetuta. Quindi per noi è stata una bellissima avventura. Grazie molto a Goldoni, che ha scritto un testo, come dire, perfetto. Pier Mario Vescovo, che è un professore universitario di Venezia, ci ha accompagnato in questa avventura per trovare il chioggiotto ideale, cioè questa lingua ideale che in parte è ancora esistente, in parte è un eco del passato. Quindi insomma abbiamo molto dibattuto sulla L evanescente, per così dire, un seminario sulla L evanescente che ci ha molto appassionato. Ma soprattutto devo dire che è stata una grande gioia lavorare su questo testo così perfetto e trovare una nuova strada dopo questi grandi spettacoli. Naturalmente tutti noi abbiamo sempre nell'immaginario la versione di Streller, che forse è stato uno dei momenti più importanti della sua vita artistica, ma da quella anche ci siamo molto allontanati, per cui troverai poco di quella versione che era così malinconica e in parte anche neorealistica. La nostra versione invece è totalmente immaginaria e molto molto divertente. Gentili